Il viaggio è davvero una formidabile occasione di apprendimento, perché è un'occasione di imparare, è un'occasione per guardarsi intorno, ma soprattutto per guardarsi allo specchio, per guardarsi dentro, per riconoscersi avendo un po' di più tempo per farlo. Il Novecento ci ha dato grandi cose, ma ci ha tolto anche qualcosa, ci ha portato via del tempo, perché le grandi accelerazioni degli ultimi 50-60 anni sono state impreviste e imprevedibili. Intendiamoci, non tornerei indietro, io sono nato in una società dove è tutto facile, dove se voglio qualche cosa da mangiare basta che entro in un supermercato, probabilmente non tornerei all'inizio del secolo scorso dove il cibo bisognava procurarselo, ma ritengo che il Novecento ci abbia portato via qualcosa e in particolare ci ha portato via un po' di tempo, perché oggi va tutto velocissimo, non c'è più tempo per gli anziani, non c'è più tempo per i bambini, non c'è più tempo per guardarsi intorno. Ecco, in questa misura il viaggio diventa anche, oltre che un'occasione di apprendimento, un modo per riappropriarsi di un tempo che sfugge, perché viaggiando a piedi, in bicicletta oppure in autostop, oppure su un cavallo, oppure su una Vespa, oppure con un pullman, il tempo scorre più piano, ci si dimentica dell'orologio e si ha un po' più agio di guardarsi intorno. La metafora, la dialettica più che la metafora arcinota tra passeggero e viaggiatore, credo che risponda un po' a quello che sto cercando di dire. Oggi ci sono sempre più passeggeri e sempre meno viaggiatori. Il passeggero è quello che si muove in fretta da un luogo all'altro senza guardarsi intorno, il viaggiatore è quello che si riprende il proprio tempo e si guarda in giro e cerca di capire che cosa è intorno. Ho sempre cercato nei miei viaggi gli spazi vuoti, un valore di abitanti per chilometro quadrato più basso del 5, del 6, del 4, del 2, e dunque Islanda, Canada, Yukon, territori del nord-ovest, Nuova Zelanda, Africa e non solo, America Latina, Cile, Patagonia e quant'altro. Quello che però ho trovato è stata cultura, ho cercato natura ma ho trovato cultura, ecco perché a maggior ragione sulla mia pelle un'occasione di apprendimento. E questo perché? Perché il territorio che ci circonda, il paesaggio che ci circonda, anche se io queste cose non le cercavo ma le ho trovate, è composto di una doppia componente. Il paesaggio, quando ci guardiamo intorno, è stratificato, è sedimentato, presenta una componente territoriale, naturale, che si somma a una componente umana e culturale. Questi due elementi si stratificano e danno origine a ciò che noi guardiamo oggi quando ci affacciamo dalla finestra o ci giriamo col nostro sguardo. Perché il paesaggio è un museo a cielo aperto, letteralmente, perché restituisce i segni dell'uomo che lo ha abitato e delle comunità che lo hanno abitato. Molto spesso le persone somigliano ai luoghi che abitano e questo si vede soprattutto nelle terre estreme. Andavo a cercare luoghi disabitati, ma trovavo corrispondenze. Le persone somigliano ai luoghi che abitano, soprattutto se le terre sono estreme, perché se abitano lì o non hanno avuto alternative oppure sono innamorati di quei luoghi. Guardate, gli occhi del turista e del viaggiatore in questo senso vedono il mondo con delle lenti distorte, perché quando arrivo in questi luoghi dico che bello, sarebbe una meraviglia vivere qui. Dopo pochi minuti, dopo poche ore mi accorgo che il concetto di rimanenza in quei luoghi somiglia più alla sopravvivenza che non alla permanenza. Chi deve rimanere in quei luoghi conosce altri problemi. Vale per le terre estreme, vale anche per le terre alte, nelle Alpi. Le montagne sono stupende da vedere, altra cosa da abitare. Questo è un problema che gli alpigiani conoscono così come gli abitanti delle terre del nord. E in questi luoghi, prevalentemente quelli che ho visitato io, ma non solo, il paragone potrebbe essere fatto anche con le nostre montagne, la presenza della solitudine a volte è ingombrante e forse è anche quello che ho cercato, dalla Patagonia all'Islanda, alla Norvegia fino al Canada. È senz'altro vero che io ho viaggiato molto e che ho cercato la solitudine, spesso viaggiando anche da soli in Norvegia in inverno, molto frequentemente con la bicicletta, perché avevo qualcuno a casa che mi poteva aspettare e che mi voleva aspettare e che mi stava aspettando. Probabilmente non avessi avuto questa misura di affetti, non l'avrei nemmeno cercata, tutta questa solitudine. E non sono mai stato un viaggiatore di professione, o un viaggiatore per andare a scoprire o per andare a vedere. In fondo sono stati viaggi che mi hanno portato in giro per il mondo e mi hanno catturato. La città mi ha tirato su come ho detto, un pollo d'allevamento, cioè uno che doveva fare i passi che si devono fare, comportarsi in un certo modo, parlare in un certo modo, e allo stesso tempo poi mi ha mandato a Roma a studiare, e Roma è la città che è, cioè l'ho descritta nel libro anche un po' in modo irriverente. Poi però il mio preside di facoltà mi ha portato a Parigi,
Marcinelli è stata una grande tragedia, un'enorme tragedia, e l'istituto interuniversitario per il quale ho lavorato per anni è stato costruito sulla miniera di Rue de Cazier, si chiama il posto, dove è successo il grande... Ma il dolore non era perché erano italiani. Io ho fatto per 10 anni il Milano-Bruxelles in treno, proprio respirando la migrazione, aiutando la gente che veniva da Capo Palinuro, mi ricordo, li incontravo spesso e aiutavo a scaricare le taniche di vino e la pasta e l'olio, no, a Bruxelles, perché si portavano dietro casa. Ecco. Lì però mi hanno preso sotto l'ala dell'entusiasmo e ho cominciato a girare il mondo occupandomi di sviluppo di comunità. Adesso però che ho cominciato a scrivere queste cose mi sono accorto che non andavo in giro, io non volevo guadagnare, mi pagavano, volevo solo le spese, avevo una gran voglia di conoscere popoli, di conoscere gente, di sapere come la gente affrontava la vita nei posti dove andavo a lavorare, no? E abbiamo girato parte dell'Africa, l'Asia. E poi quando ho fatto il protettore dei rapporti internazionali ho cominciato a frequentare il Cile, dove sono stato, è diventata la mia seconda patria. Ma Marcinelle mi è restata dentro, no? Perché ho abbinato la migrazione sui treni, la Charleroi è una festa di migrazione, no? Dove quasi tutti parlano l'italiano a casa, italiano si fa per dire, parlano il dialetto di casa, ecco. Dove diventano tutti fratelli, e mi ha raccontato storie che se ogni tanto mi vengono in mente mi fanno ancora i brividi alla schiena. E l'Africa mi ha anche fatto un altro regalo, ho trovato hai trovato il tuo totem, mi chiedo io, perché? Perché François, questo che ho citato qui, che era mio compagno di studi a Roma, un giorno il professore, che erano professori di tutte le specie, erano domenicani che venivano da mezzo mondo, e l'antropologo, che era un olandese, mi pare, Van Ketz, il quale spiegava il totem, e avevamo un libro in francese per di antropologia, e siccome io non capivo cosa voleva dire, ho detto, ma François, mi spieghi cos'è sto totem? E François Baziotta, che era un zairota congolese, perché anche lì gli hanno cambiato il nome a seconda della voglia degli europei, mi dice, Antonio, il totem è la realtà, è la realtà. Se tu sei dentro quella realtà, sei vivo anche se sei morto, ma se tu sei fuori, sei morto anche se sei vivo. Io non ho più trovato in nessun libro una cosa così. E allora... Da illuminista come ero io, perché lui mi diceva tu sei un cartesiano, sei un cartesiano, e aveva ragione, ma ho dovuto viaggiare e camminare tanto per le città, per i paesi, cercando di riconoscere i popoli per capire che aveva ragione. La mia storia, la mia patria, dove io sono rimasto legato come uomo dell'ambiente, l'ambiente è un termine che non è mai esistito nella cultura della mia gente, nel paese, nella montagna, nei campi, nei boschi, ecco, dentro quella realtà io mi sarei sentito sempre vivo anche se fossi morto, fuori no, ma ho dovuto, e ancora oggi faccio una gran fatica, perché la città mi ha cambiato la testa, mi ha fatto diventare un cartesiano, un razionalista, e quando torno, ecco, l'ho trovato François, forse non l'ho seguito.